traumatico. Mi sento stare un po'. Ok. Non dico niente finché non parto il terzo. Ok. Ciao a tutti, oggi sono con. Salve Cipollotti! Oggi siamo qui con Lorenzo Signore. Non hai detto Cipollotti perché poi ti rompono. Mi dispiace, hai ragione. Le scatole. Comunque, sono qua con Lorenzo e faremo una sfida tema prego. Cinema. Prego. Passimo pure. Devo prendere io le redini del tuo video. Esatto. No, allora. Qua dietro voi non lo vedete, ma ci sono tante persone. Volete apparire. Fare un cameo? Sì. Sì, vai. Cameo. Vabbè, io dico ciao da dietro. Loro ci faranno le domande e noi dovremo rispondere. Allora, innanzitutto chiariamo che video è questo qua. Vi ricordate il video sulla città? Ah, l'hai già detto? No, non hai detto niente. Non hai detto niente, non vabbè, si è sentito niente. Okay. Vabbè, vi ricordate il video sulle citazioni dei cartoni animati Disney dove lei ha barato e ha non vinto? È vero. Perché ha barato. È un po' la stessa identica cosa, soltanto che appunto in questo caso faremo, ci faranno anzi delle domande inerenti qualsiasi cosa riguardante il cinema. Ok. Bravo. Ah sì? Così si spiegano le cose. Oh. Ah ok, le regole? No, non ci saranno. Ah, no. Dai, allora picchiate. Ok, sono 10 domande e chi risponde a più domande vince. Ok, bene, partiamo subito. Chi inizia? Chi ce l'ha pronta spari. Quante esplosioni ci sono nel primo capitolo di Transformers? Ok, allora tenendo conto che hai detto che nei primi 20 minuti ce ne sono 104. Allora io direi. Facciamo una. Non si è capito la domanda. 500. Facciamo una stima di. Facciamo una stima di... Ah. Secondo me è 400. Sui 400. Ma devo dire se è giusta o sbagliata? Sì. Sì. Sbagliate tutte e due. Quante ce ne sono? 208. Cioè praticamente ha messo più esplosioni all'inizio del film. Eh sì, è Michael Bay. Perché poi appare Shia LaBeouf. Qual è la prima cosa che fa Nicole Kidman nel film Eyes Wide Shut? Quindi nella prima scena in cui compare. Oddio, io non me lo ricordo. Allora, mi ricordo che è in un letto con. Non farlo. Che cazzo fa? Balla? No, è dopo. E faceva una cosa. Non ricordo. Allora neanche io me lo ricordo. Sbaglio? Cioè, ora allora che è seduta sul da. Bagno. Ah, è vero che sta pisciando. Sta pisciando, esatto. Col giornale, sì. E poi entra lui nel bagno. Posso dire, ragazzi, che fate un po' schifo? Sì, comunque, so, cagare. Mi dovete dire il primo film di Federico Fellini. Ecco, queste domande qua le odio, cioè. Ecco, il primo film. Qual è? Io non me lo ricordo. No, cioè, neanche non io. È, queste cose non me lo ricordo. Il primo non me lo ricordo. Non mi ricordo la filmografia del mio regista preferito, figurati Fellini. Ricordiamo che loro fanno il dance. E una è laureata. Scusa, precisiamo una cosa. Innanzitutto io sono 2 mesi che non tocco libri. Lavoro e tutto il resto e sono stanco. Lei si è appena laureata. Non è vero. Teoricamente. Non è vero. Qualcuno si non ci sono prove. Vi arrendete? Io sì, io mi arrendo. Vi arrendete? Sì, non me lo ricordo. Allora, il primo film girato solo da Fellini come unico regista è Lo Sceicco Bianco. È vero. Mentre il primo film che è co-girato da Alberto Lattuada, scusate, è Luci del Varietà. Manzoli non sarebbe fiero di me. No, infatti. Quante domande abbiamo fatto? Tre. Tre. Puoi passare. Ok, il primo no. Che dice 3 film di Burton. Alice in Wonderland, Nightmare Before Christmas, no, Nightmare Before Christmas, no, Frankie Winnie e Edward Nightmare Before Christmas. Prima punto. Cosa ritengo che non riuscirò a dirlo? No, non mi vengono in mente, cioè. In un'intervista, Quentin Tarantino ha dichiarato che avrebbe fatto un tot di film. Sì. Quanti film ha dichiarato? Sì, non hai fatto finire, cazzo. Sapevo già la risposta, ma lo stavo dicendo. Anch'io, la domanda. Vabbè. Diamo un punto a Giulia. Ce n'è una. Nella prima sceneggiatura di Guerre Stellari del 1977. Ok. Qual era il nome di Luke Skywalker? Luke Starkiller. Bravo. Okay. Oh! 2-1! Ma questa è roba da nerd infogliatissimi di Star Wars. Qual è il nome del personaggio di Mr. Pink e le Iene di Tarantino? Il nome? Oddio, il suo nome. Il nome è vero? No, il nome dell'attore, il nome del personaggio. Il nome del personaggio? Oh, Mr. Pink dice il suo nome? Pink. Sì, è l'unico che lo dice, tra l'altro. No, mi è venuto. No, ma forse non è lui. Era Mark Nassi. E quando lo dice? Che dice? Non mi ricordo neanche io, sinceramente. Se l'ha inventato in realtà. No, lo dice. Se l'ha inventato, esatto. Lo dice. In realtà lì non è neanche un film. Vabbè, vai. Allora, in Harry Potter è la pietra filosofale. La scena nella scena dello specchio.
quante persone compaiono effettivamente nello specchio? Aspetta, tre. Aspetta, non ho capito, ma intendi dire quando si specchia soltanto... No, in generale. Harry o le persone in generale, totale? In generale, quante persone in totale. Ma intendi dire che, che noi li vediamo o teoricamente? Che noi li vediamo, cioè in teoria, teoricamente. Cioè, no, se aspetta. Tu fai caso allo specchio, no? Ok. Ci sono le scene con lo specchio, nella pietra filosofale. Sì, sì, sì. Nel film, quante persone compaiono effettivamente nello specchio? Allora, in quattro. Generale. Ok. Quattro? Sì. Perché c'è anche Ron. Era la quarta. E poi c'è Silente, però non si vede. Esatto. 2-2. Okay. Qual è il primo lungometraggio Disney? Disney? Biancaneve. Biancaneve? Bravo. Del 38? Sì. 3-2. Madonna, vabbè, vedi che sulla Disney è 37. Sorry. E una stronzissima. Vai. Sempre su Tarantino. Che palle. In quanti film di Tarantino appare la valigia? No, non lo so quante. Concentrazione. Perché lo sa. Non lo so. Sto tipo facendo finta di vedere. Tarantino è terribile, Ce l'ho pronta io un'altra domanda stronza. No. Quindi? 2. Bravo! 3-3. Era anche trabocchetto, perché lui avrebbe detto 3, ma una vita al massimo non è di Tarantino. Qual è il titolo originale del lungometraggio Disney Oceania? E perché è stato cambiato il titolo in Italia? Buona! Sì, vabbè, lo sapevo anche Moana, cazzo. Perché è Moana Pozzi. Esatto, okay. Ma non so. Vabbè, dai, punto d'entrambi. Punto d'entrambi. Voglio sapere quanti sono i film esatti in cui recitano insieme Massimo Boldi e Christian De Sica. Oddio, l'ho detto io Toby in un video. Non me lo ricordo. Io li ho contati ora. Sono tanti. Sono tanti, però mi dovete dire una cifra. 23. E la Madonna. Recitano insieme. Film... con la parola Natale in mezzo. Perché? Okay. Sono cinepanettoni. Più cinepanettoni che James Bond. Escludendo, escludendo i vari Yuppies, i vari. Aspetta un attimo. C'è Natale nel nome in questi film. Provate a contarli. Allora. 11 o 12? Aspettiamo lui. 13 o 14? No. 11 o 12. Vediamo chi si avvicina di più. Allora, già negli anni 90 facevo queste merde, quindi. Io dico, per non dire il suo numero, dico 14. Secondo me è 18, no? Avete sbagliato tutte e due. Ci sono. Però quella che si è avvicinata di più è Giulia. Perché? Quanti... Sono 10 film. Vedi? 10, solo 10 ne hanno fatti. Quelli con questo... Natale nel nome. Ah, no. Perché naturalmente ci sono i vari film più cazzate, però... che recitano insieme però sono facciamo dieci. Un'altra domanda perché stanno 4 e 4 e deve essere una risposta proprio sì, cioè, una domanda tipo i dai, nomi dei sette nani, una roba così. Allora, chi ha vinto come miglior film agli Oscar nel 2015? Aspetta, 2015? No, aspetta. Ma dai, lo so. Vai, vai. Birdman, un imprevedibile per tutte le bravo. La guerrina sarebbe fiera di te. Forza, perché la guerrina arriva. Facciamo Birdman e tutti. Risultare. Beh, mi sa che ha vinto, Ingenui, non sapevano ancora bene, cosa deve fare. È vero che due mesi Birdman non si può. Lorenzo, vincitore di questa sfida ardua. E Giulia paga da bere. Yeah! Quindi ha vinto Lorenzo, che si è vendicato della partita barata da lei. Non era barata, sei tu scarso. Non sono scarso, perché sono le cose che contano si capiscono da queste cose, perché tu che cosa hai risposto? A Biancaneve, io che cosa ho risposto? A quante valigie ci sono in Tarantino? Lo sappiamo tutti che i titoli accademici si danno così. No, infatti io l'ho detto prima, l'ho comprato. Io due. L'ho comprato, ovviamente. Vabbè, basta. Quindi, Lorenzo ha vinto, non lo so, prima o poi mi vendicherò con un altro video in cui ti batto qualcosa. Se questo video vi è piaciuto, fatecelo sapere e noi faremo un'altra sì, sfida dai. Di questo tipo, però... a casa mia, cioè sul mio canale. A casa mia, sul canale. Sul mio canale, cioè sul mio canale, intendevo dire, no? Che ti porta a casa mia. Quindi, noi ci vediamo al prossimo video e speriamo non in compagnia di Lorenzo, che ci sta antipatico. Ciao. No.